presenza non la possa accettare. Tu sei venita e te liberare. E sogno pronto e me faccio ammazzare. Se terrà d'amore e ti pizzarrà. Tu sei pronti alla morte. Liberarti di sta mala razza. Che ti sto causando. Buongiorno, ben alzati, vedo che ovviamente oggi domenica si dorme, io sono qui a Gesso Bianco, sto per continuare a ricevere altre persone. Stanotte siamo arrivati, credo fossero le 3 circa da Cerda, dove poi ci siamo fermati con le persone e abbiamo avuto modo ancora di approfondire ulteriormente quella che è stata la giornata che ha caratterizzato la prima tappa del nostro arruolamento. Oggi siamo a Catania e abbiamo tanti incontri, tante iniziative. Tra poco ci sarà anche una conferenza stampa e poi non abbiamo avuto neanche la possibilità, con molta onestà, di soddisfare tutte le richieste che ci sono state, di incontri, ma intanto questo è un primo momento, anche se per noi è quello importante per definire la strategia dell'impostazione delle liste. E stasera chiuderemo poi a riposto, credo verso le 21 ci sarà il comizio conclusivo con Giarrusso e anche con quelle che sono il supporto di tutti i nostri candidati che stanno facendo un ottimo lavoro. Ieri abbiamo assistito a una reazione, una presa di posizione da parte di Micciche, il quale chiede ora un urgente tavolo del centrodestra. E i nomi si continuano a bruciare. Ieri ancora resisteva quello della Prestigiacomo, di Stefania Prestigiacomo, e è stato tirato in ballo addirittura il fu presidente del Senato, Renato Schifani. Vedremo quanti nomi saranno bruciati sull'altare di questi tavoli del centrodestra. La verità è una, che il lavoro che io ho fatto di corridoio è stato indispensabile per blindare, è stato proprio blindato il buon Musumeci. E
questo non solo crea imbarazzo, questo genera da parte di Miccichè, da parte di Luca San Martino e di altri, una presa di posizione che è sostanzialmente di rottura di tutto il centrodestra. In questo quadro, quello che si muove bene con grande agibilità, anzi agilità, è il buon Raffaele Lombardo, il quale su questo può dare lezioni a tutta la classe politica residua di come bisogna muoversi senza comunque prendere posizione e tenere contatti con tutti. In tutta questa situazione noi intanto andiamo avanti, vedo che si è svegliato anche Ismaele Lavardera, mi fa piacere. Vediamo ora quando si sveglia pure Dino Giarrusso, così ci prepariamo, perché la giornata è abbastanza tosta e poi stanotte ci dobbiamo spostare su Siracusa. Seguiteci in questi momenti. Io sono in attesa anche di Angelo, anzi ho mandato già un messaggio, chi è che vede Angelo Pedralia lo avvisi che io voglio offrire un caffè di solidarietà e ci facciamo pure un bel post e così salutiamo il PD dei sopprusi, degli oppressi, quel PD che non c'è più, il PD delle poltrone. Angelo, oggi sono a Catania, questo caffè di solidarietà, per esprimere la nostra solidarietà, almeno ce lo devi consentire. Ecco perché poco fa abbiamo pubblicato nell'annuncio della conferenza stampa che faremo tra poco, cercasi Angelo Pedralia. Noi la conferenza stampa la faremo ad Aci Castello alle 10 presso il Resort Hotel di Via Nazionale. Quindi eventualmente Angelo può venire pure lì, così possiamo chiarire alla stampa alcuni retroscena, anche perché io quando parlo parlo con dati di fatto ed ovviamente accetto il dialogo, accetto anche la simpatica dialettica, però non accetto le prese di posizione che sono tese a sconfessare le cose che dico senza ovviamente che ci sia alcun fondamento. Quindi quello che sta vivendo, che stanno vivendo i giovani nel PD è simboleggiato proprio da questa situazione di Angelo Pedralia. Cercasi Angelo Pedralia per un caffè di solidarietà. Le altre questioni che ormai si vanno delineando su questo fronte sono anche situazioni delicate all'interno di alcuni partiti. La Lega, ve l'avevo già detto io, che si sarebbe spappolata, per cui questa situazione, al di là di quelle che possono essere dinamiche nazionali, effettivamente sta andando avanti. Abbiamo, non lo nascondo, tante interlocuzioni in quel contesto, ma sono interlocuzioni, lo voglio ribadire, non con deputati in carica. Questo sia chiaro. Noi deputati in carica non ci interessa. La situazione è molto anche esplosiva in Forza Italia. Ci sono interlocuzioni importanti in tutte le province, perché ovviamente questa faida, che è tutta personale, non c'è nulla di politico, perché il problema qua è che bisogna trovare una soluzione comunque per garantire a Miccichè un ruolo di primaria importanza. Il ruolo è il suo candidato presidente della regione, magari, anzi, siccome lui dice di essere il leader del primo partito siciliano, ancora non sappiamo le calcolatrici che vengono usate, comunque, posto che sia questo, ha diritto anche a proporre la sua autocandidatura. Magari, Gianfranco, se tu facessi una cosa del genere, io ovviamente sarei felice.
E c'è questa situazione che ovviamente sta portando anche lì a delle spaccature, soprattutto da parte della classe dirigente, con la quale ovviamente, senza alcuna preclusione, io vado dialogando. Il resto non c'è niente, perché il resto siamo allo zero virgola. Non esistono più gli autonomisti. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, lì è un ambiente abbastanza blindato e c'è soltanto il tema riguardante le varie anime che passano ovviamente qui da Catania. E qui tra poco affronteremo un tema molto delicato. Il tema che affrontiamo è perché Catania è una città bloccata, sospesa. In conferenza stampa sarà anche questo il tema. È una vergogna. E tutto questo ovviamente una città in ginocchio per meri equilibri di partito. Quindi ritorniamo sempre lì. Ed è ovvio che la situazione in Fratelli d'Italia è molto delicata, perché la faida più reale, concreta, nei confronti del buon Nello Musumeci parte proprio da Fratelli d'Italia, con equilibri che prescindono dalla Sicilia e che fanno parte invece dello scenario nazionale, il fattore Lollo che può portare da parte della Meloni ad abbandonare in modo irreversibile il buon Musumeci. Questa è la situazione in questo momento che, nella quale ci muoviamo. Hai pensato un po' quanto è difficile, dobbiamo veramente stare molto molto attenti. Comunque, noi intanto continuiamo la nostra azione di arruolamento e ovviamente a tutti voi ribadisco, aiutateci, iscrivetevi. La Sicilia Vera, tra poco parte anche il tesseramento di Sud chiama Nord, sosteneteci economicamente, potete fare un contributo, potete versare non oltre 100.000 euro, però questo è il tetto massimo che non bisogna superare, ma soprattutto organizzate i nostri gruppi di liberazione, ne stiamo inaugurando tanti, e arruolatevi, questa terra la dobbiamo liberare tutti assieme, questo è importante. Ora vi lascio, perché già ho amici che mi aspettano e devo cercare di rispettare i tempi. Buona domenica.